Buonasera, sono Giovanna Limonta del Comitato Difensori della Toscana di Casole. Volevo dare il mio contributo sostenendo che vanno ascoltati i pareri dei comuni, delle amministrazioni. E quindi i 30 comuni che hanno dichiarato non idoneo il 100% del territorio, bisogna considerare che avranno i loro buoni motivi. Per cui dire che comunque verranno imposti come idonee le aree industriali vuol dire non conoscere il territorio, perché ad esempio a Casole d'Elsa la zona industriale è proprio sotto il paese. Mettere una centrale geotermica sotto il paese con le ventole, che tanto sapete bene che hanno 8 metri di diametro e girano 24 ore su 24, e poi una centrale, è assurdo paragonarla a un capannone agricolo, perché comunque, a parte l'impatto acustico, ma ha una serie di conseguenze che arrivano poi, perché a parte la centrale in sé, paesaggisticamente tremenda, comunque la colori, comunque la riempie di fiori, ecco, a parte quello, però poi comunque ci sono i pozzi, quando vengono scavati i pozzi i gas vengono mandati in atmosfera, per cui se le metti una centrale sotto il paese vuol dire che i gas verranno respirati dai cittadini a monte sicuramente. Poi mi domandavo cosa intendavate fare a questo proposito, perché se le amministrazioni hanno dichiarato come non idonea il 100% e voi dite, voi regione, insomma, dite che non possono essere delle porzioni grandi di territorio non idoneo, avete già deciso che la parte da sacrificare sono quelle aree industriali, giusto? Ho capito bene? Più o meno. Da quello che dicevate. No, assolutamente no. No, non è ancora deciso. Però no, non è deciso niente. Comunque... Anzi, su questo dico una cosa. Sì. Allora, dico una cosa. Siamo all'inizio, all'inizio. Cioè, lo scopo del percorso partecipativo, fatto soprattutto all'inizio, è proprio quello di aprire una discussione, ma nel senso di raccolta di contributi, come vi dicevo prima, quando sono ancora possibili e praticabili le varie alternative nel processo decisionale. Non sono parole a caso le leggi. Però... Quindi se io lo faccio all'inizio il percorso partecipativo è proprio perché in questo momento non è deciso niente. Bene? Quindi stiamo parliamo su non è deciso niente. No. Nel senso, è stato avviato il procedimento 2 mesi fa appena. Subito dopo è stato avviato il percorso partecipativo, quindi non hanno ancora iniziato a costruire il piano, direi proprio agli albori. Quindi siamo qui proprio per questo scopo, per poter acquisire contributi rispetto ai quali l'amministrazione può orientare le proprie scelte. Prego. La cosa che preoccupa è la definizione di queste aree non idonee. Perché nei documenti viene detto che sono zone dove sarà relativamente più difficile ottenere i permessi, dando per scontato che comunque i permessi voi regione verranno dati. Sarà relativamente più difficile, è un po' così strana come dicitura, ecco. Comunque dicevo, i comuni che hanno dichiarato 100% non idoneo sono quelli che magari hanno investito in altro tipo di economia. Allora, il proteggere per forza gli investitori geotermici e favorire, dire che comunque lì non è vietato, è solamente un pochino più difficile ottenere permessi, però mette in crisi l'altra parte dei cittadini, gli abitanti del posto, perché comunque non possono investire in turismo, agricoltura di qualità, perché potenzialmente allora qualsiasi zona potrebbe sorgere, quando sei in un permesso di ricerca è a rischio, per cui potenzialmente potrebbero farti una centrale ovunque, per cui mi domando come possono a chi lavora nell'agricoltura, nel turismo soprattutto, continuare a investire. Per cui se parliamo di posti di lavoro, quelli sono piuttosto a rischio per quelli presenti e quelli futuri. Poi, ci sono dei paesi vicino a noi, Casole d'Elsa, tipo Radicondoli, Monte Castelnuovo di Cecina, dove hanno una bella saturazione di centrali, no? Ci sono già 6 centrali da una parte, 6 dall'altra, coltivazioni Enel. Cioè, se si vuole insistere sul discorso geotermico, vuol dire buttare a mare gli investimenti che hanno fatto i cittadini, che hanno provato a investire e a diversificare in quei territori. Perché o vogliamo solo geotermia, allora ditecelo subito, ci traslochiamo tutti, oppure... bisogna lasciare spazio anche a chi vuole investire in turismo.
Un'altra cosa che volevo chiedere, ecco sì, quali sono i tempi per definire le aree idonee e non idonee alla geotermia? Quali tempi avrete? Perché nel frattempo le procedure stanno andando avanti per le centrali, per cui, cioè, se voi prendete tempo, che dovevano essere pronti forse 2 anni fa, da novembre, per fare queste aree non idonee, ma nel frattempo le centrali vanno avanti, quando saranno pronte le aree non idonee, lì magari ci sono già le centrali. Faccio l'esempio, per esempio il Masso delle Fanciulle, centrale della compagnia Gesto, lì non è un'area industriale, il comune di Pomerancio l'ha definita non idonea alla geotermia, però non sono, cioè, il progetto sta andando avanti. Oppure la centrale di Lucignano Pilot Project, anche lì area che era di Condoli ha dichiarato non idonea alla geotermia. Però, a parte che, vabbè, non si capisce più di chi è questa compagnia ora, perché c'è stato il fallimento di questa Lucignano Pilot Project della Renway, però non si capisce ancora chi ha acquisito, chi è il nuovo acquirente, e boh, è tutto in forse, però di fatto il progetto rimane lì. Lo stesso dicasi per Castelnuovo. Poi, quale valenza hanno le aree non idonee definite dalla Regione su progetti ministeriali? Cioè, se un comune tipo Radicondoli dice no, lì non è un'area idonea, e la regione dice ok, va bene, questa non è idonea, ma il ministero insomma le manda avanti, cosa succede a quell'area? Cioè, vale anche per decisioni ministeriali, per progetti ministeriali, o solo per cose regionali? E poi ha poco senso, con tutti i permessi di ricerca che ormai sono stati... un'altra cosa volevo chiedere. Per i permessi di ricerca, mi sembra lei, dottoressa, ha detto che c'erano 70 permessi di ricerca e tanti sono stati... sono stati bloccati in valutazione di impatto ambientale, anzi la maggior parte, mi sembra detto, che sono stati bloccati in valutazione di impatto ambientale. Visto che non ne conosco uno fermato dalla valutazione di impatto ambientale, ma quelli che so che sono spariti perché sono decaduti, mi piacerebbe sapere quali la Regione ha dato un via negativo. Grazie. Allora, su questo, grazie. Sì, sì. Siccome ci sono anche domande tecniche sul procedimento, su questo lascio appunto la parola ai tecnici per rispondere proprio sulle fasi procedimentali. Grazie. Sì, sì. Scusate, intervengo solo in quest'ultimo caso. Non ho detto che sono stati bloccati in fase di via, ho detto che si sono interrotti durante la fase autorizzativa per vari motivi. Non era questo. Ci sono stati dei casi in cui è stato dato il parere negativo. Ora, negli ultimi 9 anni sono tanti e sinceramente a memoria non me li ricordo.